Bentornati sul canale di Axios 00, bentornati a un nuovo episodio di Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi l'ordine caduto. Siamo dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, perché io sto andando di fila, sto registrando a nastro, quindi se ancora non ho seguito i vostri consigli che mi avete lasciato, sappiate che è per questo che non l'ho ancora fatto, perché sto registrando di fila. Ora, vedo che qui sotto effettivamente si potrebbe anche scendere, in via del tutto teorica, e che questo punto di salvataggio che vedo adesso assomiglia tanto, tanto, tanto alla nostra tavola, diciamo, delle abilità. Mettiamola così. Qui ci posso andare. Ci posso andare, è molto ottimistica come cosa. Dove andrei poi, tra l'altro? Potrebbe essere una scorciatoia per il luogo dove... No, perché qua non vedo altre porte, quindi no. Ce n'è una qua giù. Potrebbe essere la zona dove dobbiamo scendere noi, questa. Quindi dovrebbe essere laggiù sotto. Allora, cosa numero uno da fare? Scendere, perché non vedo altro modo. Da qui ci siamo arrivati. Ma se scendo poi come faccio a risalire? Non posso più risalire. La vedo un attimo critica la situazione, però devo provarci. Dai, Ale, forza. Forza e coraggio. E affrontiamo questi... Tutto bene là dietro, BD1? Esamina cosa? Ah, un'altra di queste. Saranno collegate. Ah, quella lì. Ok. È la stessa piastra che avevamo trovato all'interno. Ora, ci dovrebbe essere solo questo nemico qui sotto, che dovrebbe essere... Spero da solo. Spero. Quando ci attaccherà. Spero che arrivi da solo. Ok. Schiantati pure con le rocce. E io intanto ti sistemo ben benino. Ti stavo sistemando ben benino. Non mi sembra sia andata altrettanto bene continuando con l'attacco. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. L'importante è questo. Ora, sali un po'. Lo so che io devo andare di là, dalla parte opposta nella quale sto andando adesso, più o meno. Ma vedete, vedete che ha un senso venire anche qui? Allora, apriamo un po' questa cassa. Che sono comunque skin, diciamo così. Ah, c'era qualcosa. Nuova Elsa per la spada laser ottenuta. Dovere determinazione 2, l'abbiamo quasi completata, quella mi sa. Il dovere determinazione, forse l'abbiamo completata. Al momento non saprei. Dovremmo rivedere bene poi. Oh diamine. Io ho fatto esame, no, ma non mi ha detto niente. Comunque è un'altra di quelle piastre, questa. E che devo... bloccarlo e cercare di togliere di mezzo prima che succeda qualcosa di veramente brutto, tipo che arrivi quello. Ok, mi ha visto, ma mi ha visto nel momento buono. Va bene, poteva andare decisamente peggio. Grandi, no! Avevo fatto una cosa fatta bene. Aiuto! No! Mamma mia, che danno che fanno sti cosi! Quante volte mi ha colpito? Parecchie, a quanto pare. Sembrava mi avesse colpito così tante volte. Ora, io ho esaminato anche quella, ma non mi dice più niente il tizio. Io invece qui ho problemi enormi. Sapete che forse con la spada laser normale potrebbe essere una buona idea attaccare questi cosi? Ok. Perché forse li facciamo più... Cioè, no, forse li facciamo più danno singolo. Ma tu lassù, che fai? Scendi? Stai lì? Che fai esattamente? Giusto per capirci. Vabbè, vengo io. Chi era? Sono quasi sicuro mi abbia fatto un altro. Eccolo qui. Non mi dice più niente il nostro Cal. Sei un attimo addormentato. E scansiona, aspetta, perché qui è un po' critica. BD1. No? Magari scansioniamo dopo. Ok, tipo ora. Cosa vuoi scansionare esattamente? Nuovo semi. Davvero carine. Ziffonia. Non so cosa sia, ma è soddisfacente averlo trovato. Li possiamo sempre piantare poi quando torniamo alla nave. Ora, credo di poter scendere. Qui ci stiamo allontanando. No, è la zona giusta. Ma io avevo capito che dovevo andare dalla... No, era questa invece. Sì, abbiamo fatto il giro. Ho lasciato qualche cassa qui in giro, oltre a eventuali mostriciattoli qua e là. No, perché insomma,
già che ci siamo, prima di proseguire lì dentro, volevo dare un'occhiata in maniera più dettagliata. Anche se io ho l'impressione che ci dovremmo tanto tornare qui a utilizzare quelle piattaforme. Ho quest'idea, ho questa impressione qui, che queste piattaforme vanno attivate più avanti. Qui c'è una porta che prima non avevo assolutissimamente visto. E dovrò ricordare che c'è, tra l'altro. Me la segna sull'olomappa? Sì, la segna, ma a vederla sembra tutto minchia ben visibile, onestamente. Ok. Non so se posso tornare indietro, al momento non me ne preoccuperei, tanto male male ci moriamo lì dentro. Ci si passa? La capoccia! Ok, calma. Occhio alla testa. No, qui ora mi devi spiegare come... Perché tu sei un Jedi e giustamente fai ste cose in mezzo millimetro quadro. Wow. Questo è un sacrario di Zelda. Del vento. Non ho mai visto una tempesta così. Sì, è incredibile. Che bello. Diamine, che bello. Credo di dover bloccare il tutto con la forza. Ora il problema è... Che ce la facciamo? Che vuoi di uno? Ah. Amico mio, credo che questo sia il più antico sito zeffo che abbiamo scoperto. Ah. Nonostante le mie riserve, non posso togliermi dalla testa la cripta su Bogano. Le sue visioni hanno plasmato la direzione di un'intera cultura. Devo capire perché. Beh, indubbiamente una figata sto posto. Il punto è dove stiamo andando? Che ci devo fare? Davvero aprire un sacrario con questa palla? No, perché mi ricorda tanto quelle di Breath of the Wild, di Legend of Zelda Breath of the Wild. Tra l'altro vi ricordo che trovate la serie completa sul canale. Ma questa gli assomiglia veramente di brutto. Cioè, a parte le rune scritte qui davanti, però insomma, ci sono siamo. Una tomba. È enorme. È l'impero? Qui non ce n'è traccia. E riguardo a Cordova? Non so bene cosa dovrei trovare. Lui è un po'... eccentrico? Non dirlo a me. Ma non ci avrebbe mandati qui per niente. Non escludere nulla. E farti un po' i fatti tuoi? No, giusto per dirlo, visto che mi hai detto 27 miliardi di cose. Il gruppo ha raggiunto il pianeta nativo degli Zeffo, in cerca delle tombe a cui accennava Cordova. Qui si scopre che l'impero ha occupato il pianeta per riportare alla luce gli antichi manufatti. Questa operazione, definita Progetto Trivella, è stata però annullata per via dell'eccessiva violenza dei venti magnetici di Zeffo. Che credo siano andati da queste cose, i venti magnetici. L'avete visto prima? Il venticuolo magnetico? E questa va spostata. Ora, con la forza non ce la faccio. Tra l'altro è mezza aperta. Guardate un po'. C'è proprio una zona dove posizionare questa palla dall'altra parte. Hai visto? Che è? Fai un po' schifo, lo sai? Giusto per dirlo. Ma venire qui mi ha portato a cosa esattamente? Ci si può salire qui? No. Qui neanche. Qui sopra neanche, basta saperlo. Ora, questo non si può spostare, giusto? Non normalmente. Scendiamo un attimo per vedere se c'è altro qua giù, poi male male torno indietro. Sto cercando di rendermi conto della zona nella quale siamo, perché io non ci devo andare, mi sembra già molto. Quindi, l'unica zona è questa. E questo respawna. E mi fa male. E esplode. A contatto. Proviamoci un attimo. Non capisco esattamente... Ah, di qui devo passare, ok. Non avevo visto il pertugio. Gli steampunk si possono usare qui? No. Ho provato a usare uno steampack qui dentro in queste zone, in questi anfratti.
su zone veramente ristrette, però non l'ha utilizzato. Quindi se siete nei guai e siete qui dentro, siete fregati. Grazie tante. Doppio. Guida tattica aggiornata. Fungus. Effettivamente sembrano funghi con spore. Evita il contatto e muoviti con attenzione attorno al guscio centrale. Il nucleo esplosivo può essere usato come difesa contro i nemici. Sì, se avessi un'arma a distanza. Gli Skungus sono organismi parassiti simili a piante. Oddio, posso anche attirare i nemici vicino a loro, credo. Che contengono spore esplosive tossiche che possono detonare all'avvicinarsi di una minaccia. Sì, funziona così. Dei piccoli baccelli scavano sottoterra gruppi per contenere un alveare centrale. Esistono varie forme di questa specie invasiva, nota per il suo odore putrido e per i tessuti molli simili a quelli cerebrali. Ma che bello! Proprio una chicca! Diciamo che io non ti considero. Considerarle è tosta però, ma non esplodere, per favore. Io devo andare di là, non credo di avere altre. Ma non mi puoi spawnare così. E devo andare qui io. E come dicevo l'altra volta, nello scorso episodio, non ho problemi a capire dove devo andare. Se ti piacerebbe, Ale, credo passare a parete. Ho visto adesso. Vai. Perfetto. Devo fare. Sì, sì, tutti, è andata bene così. No, provata a stopparlo, ma Ale? Mi serve aiuto. Un parecchio, mi sa, se continui a giocare male in questo modo. Ok, quello ce lo siamo tolto di mezzo. E ora tocca a te. Ciao. Poi proviamo a stopparlo. No. Rifammi l'attacco. Ok, funziona. Va bene. Si possono quindi, effettivamente, ora ho la certezza che si possono parare anche i loro attacchi. Bene a sapersi. Importante averlo scoperto. Questo intanto non lo posso, non ci posso fare niente, quindi. Devo utilizzare il vento per farla andare dove voglio. Addirittura la posso spostare adesso? Questo non volevo farlo, ma zitti tutti che è andata bene. La palla ci ha aperto questo varco. Non soffia solo il vento tra queste campane. Voci dal passato. Folate di vento dalle campane eoliche lasciate dagli Zeffo che costruirono la tomba. Ho capito quello che devo fare. Il problema è che non è per niente semplice farlo. Dovrò cercare di bloccare la palla quando è tipo qui, forse. Una cosa del genere. Aspettate un po', ci proviamo. Ferma. E ora sei aperta, però, e non funzioni come vorrei. Quindi per cui, per farla andare lì al centro, devo utilizzare questo. Sì. E forse ci va da sé adesso, perché ho sbloccato tutte le porte, quindi non devo fare niente se non aspettare. Non dire nulla, perché ho capito. Chiedi un suggerimento a BD1 quando sei in difficoltà. Va bene, d'accordo. Piuttosto semplice, devo semplicemente bloccare qui la palla e poi attivare quello. Sono io scemo. No. Perché non l'hai bloccata? Maledetto. Forse non era abbastanza vicino. Ora, il problema è che se non sto attento vengo colpito malamente, presumo. Allora, torna qui un attimo. Vieni qui, vieni qui. Fermati. Chiuditi. Sì, non era così che dovevo andare, vero? Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Vai lì. Grandi. Anche meno. Mamma mia.
Che è quell'affare? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto un qualcosa di importante. Di molto importante, credo. Il gli Zeffo li usavano nei rituali di meditazione. Addestravano utilizzatori della forza. Reliquie di meditazione. Una reliquia di meditazione Zeffo usata in antichi rituali per addestrare gli utilizzatori della forza. Ok, bello è bello. Riconosco che è stato molto interessante usare tutto ciò, ma dove devo andare adesso io esattamente? Di qua. C'è una porta. C'era anche prima. E io mi sono perso 3 ore e mezzo dall'altra parte per nulla. Bella questa. Questa è stata bella davvero. Giocata abbastanza bene, dai questa. Ottimo, una volta ogni tanto succede. Questa l'ho giocata male. No. Vabbè, non ci pensiamo più. Ah, basta un attacco solo di Y per togliere di mezzo questi. Bene a sapersi. Non ho più steampunk, ok? Io devo stare abbastanza attento a quello che faccio andando avanti. Potrebbe finire abbastanza male. Visto che non ho idea neanche di dove sia l'ultimo punto di salvataggio. E che a quanto pare devo salire e rilasciare quella palla lassù in alto, forse. Questo è un interruttore da prendere. Facciamolo. Ma quindi qua non c'è nessun interruttore da quest'altra parte. Perché là c'è un'altra porta. Però qui non vedo interruttori di nessun tipo. Sì, lo so, sto disintegrando rovine di millenni e... ma sono dettagli. Posso aggrapparmi lì? Credo proprio lì, sì, sapete. Aspettate un po' che ci proviamo. C'è una zona laterale alla quale credo di potermi aggrappare. Esatto. Figo questo. Bello. Veramente, veramente bello. Bellissima questa cosa. Mi è piaciuta proprio. L'hanno pensate bene. Sa molto di Tomb Raider o Uncharted. Veramente tanto. Scusate se ogni tanto lo chiamo Tomb Raider, ma è... è così. Quando uno parte da piccolo a chiamarla in un certo modo, poi ti rimane addosso quella cosa, anche se è sbagliata. Inglese, parlando in inglese, appunto, la pronuncia è obiettivamente, ovviamente, completamente sbagliata. Però c'è poco da fare. Allora, questa porta, calcolando il rosso che vedo, non è apribile. Così come credo di non poter spostare niente. Che è sto coso? Oh diamine. Allora, in via tutorial io dovrei andare da questa parte. Quello è il salvataggio che ho usato prima, no? Ah, qui c'è una zona di quelle da aprire. Scusate, ma non c'era un'altra. Eccola qua. Ah! Perfetto, non ci si può andare. Benissimo, abbiamo risolto il problema. C'è una strada sola. Oh, perfetto. Sappiamo che dobbiamo passare di qui, quindi non c'è molto da fare, effettivamente. Bene, abbiamo aperto una strada. Anche discreta, però prima di andare di là, a questo punto vorrei scendere di sotto a vedere che fa questo. Scusatemi, ma questo è un meccanismo. Mai visto niente di simile. Beh, vedo che ti posso bloccare. Faccio quasi niente. Mamma mia. Faccio praticamente niente. C'è queste anche onde d'urto. No. È bellissimo, però molto banale da affrontare.
disse lui prima di rimanerci. No. L'ho viste. Quelle lì ormai non mi freghi più. Questa ho paura di essere colpito da quella presa. Ce l'abbiamo fatta. Scansiona un po'. Che è questo affare? Fighissimo. Guardiano. Bravo. Della tomba. Forte, lento e protetto da un nucleo energetico centrale. Con questi forse la spada singola avrebbe funzionato in maniera molto molto migliore, perché avrei fatto più danno e concentrato tutto su questo nemico. Quindi effettivamente qui avrei dovuto utilizzare la spada normale, con una lama intendo. Penso proprio di sì. Credo proprio che voleste dirmi questo nei commenti di qualche episodio fa. Credo proprio. Quando lampeggia, il nucleo energetico può essere rimosso da una forza esterna con attenta maestria. Quindi posso usare la forza per toglierlo, permettendo un attacco critico sul guardiano. Vedete, ora lo so, prima non lo sapevo. Antico automa costruito dagli Zeffo. Si pensa che la funzione centrale dei guardiani delle tombe fosse proteggere i siti sacri. Nonostante i dettagli delle loro abilità rimangano avvolti nel mistero, quando se ne incontra uno bisogna procedere con estrema cautela. Freddi e indifferenti, i guardiani non attaccano per malizia o difesa, ma per una risposta programmata contro gli intrusi. Sono conosciuti per i loro attacchi potenti e impossibili da bloccare. Inoltre, la loro pericolosità aumenta negli spazi ristretti, dove ci sono minori possibilità di schivare gli attacchi. Effettivamente il calcio in uno spazio ristretto è tosto da togliere, cioè da evitare. Il nucleo presente nel loro addome sembra essere nel principale punto debole. La sua distruzione provoca lo spegnimento del guardiano. Queste descrizioni io le sto amando alla follia, veramente. Comunque qui abbiamo visto che la palla va portata in questa zona. Non so quale, magari ce n'è una di sopra che dovrò sbloccare salendo, visto che abbiamo sbloccato quel passaggio. Però era giusto venire anche qui per dare un'occhiata, tanto presumo che quel guardiano andasse tolto di mezzo, prima o poi. Non è questo che ho sbloccato prima, vero? È questa strada sopra addirittura ancora. Quante zone ci sono qui? Ok. Bene che non si ritraggano queste travi. Chiamiamole travi, va. Altrimenti potevo andare a finire veramente molto male. Mi mancano oggetti, quelle sfere. Quindi credo di dover procedere e proseguire da questa parte. Accidenti a me. No, 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 no. No, non così! Io non capisco mai dove sto andando, perché e per cosa. E tra l'altro ho visto... No, 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 fermo. Questo era voluto. Questo era voluto. Calmi. Ho visto che c'era questo coso. Possiamo aggrapparci da qualche parte? Sembra di no, onestamente. Finiamo nel nulla, vero? Ok, vabbè. E dovevo controllare. Abbiamo la possibilità di farlo... Dovevo controllare. Ora, salto a parete. Va bene. C'è nient'altro? Salto altra corda. Ah, quindi forse avrei potuto andare su quella corda che non ho visto lanciandomi da lassù. Direttamente. Mamma mia. Tutto per una cassa, eh? Ora voglio vedere che ci sblocca quella cassa, perché esigo almeno 27 triliardi. Triliardi di cose. Ci provo. Non ci si va. Sì che ci si va. Però evito. Ok, ve lo risparmio questa. Ve la risparmio. Faccio subito quello che devo fare e non ci pensiamo troppo, eh? Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia. Usate B per scendere qui, perché altrimenti è una tragedia. Lo garantisco. BD1, hai trovato qualcosa? Nuovo poncio. Un poncio. Ah, c'è anche una scansione, attenzione. Questa è più importante del poncio, onestamente. Campane eoliche. Punto abilità ottenuto addirittura. La venerazione degli Zeffo nei confronti del vento è evidente in ogni loro manufatto. Forse il suono di queste campane agitate dal vento serviva a chiamare i saggi delle loro preghiere. Mi ricorda tanto Tomb Raider questa cosa del vento. Ce n'era uno dei più recenti, ora non mi ricordo quale.
che appunto aveva delle zone enigmatiche con le campane, col vento, eccetera. Lo ricordo piuttosto bene, che non mi viene in mente il titolo di quel Tomb Raider, ma vi assicuro che c'era. Ok, la corda è quella. Quella è quella giusta. Quindi cerchiamo un po' di andarci. Non così. Vedete il casino? È che sembra di essere puntati nella parte giusta, e invece poi quando si arriva a procedere ci si schianta da qualche parte che non è quella dove si vuole andare, obiettivamente. Ok. Che sudata. Ho perso non so quanto per fare sta cosa, ho usato anche uno steampunk. Ok, procediamo, non voglio più vedere sta zona, manco per sbaglio, e andiamo avanti. Altri enigmi di vento, presumo. Ma ci si può saltare di là col vento così? Infatti. Immaginavo. Ah, ok. Mi ero un attimo incasinato. La forza non serve a niente, però potrei provare a fare così. No? Non funziona? Secondo me. Se salto di qua, andiamo. Infatti, l'ho detto. Secondo me ci andiamo. Andiamo. Senti, ma avete proprio intenzione di esplodere voi? Facciamo così, va. Almeno ce li siamo tolti di mezzo. Wow, rimbalzano! Questi cosi rimbalzano lì. Non avevo abbastanza forza. Maledizione. Ce ne sono ancora? No. Devo rifare un'altra volta quella cosa. Ma non è normale una cosa del genere. Ok, ci provo. Mamma mia. Finirà male. Finirà molto male. Qui. Ma proprio malissimo. Ma come? Cioè, c'è da calcolare la distanza la forza del vento che ti sposta. Obiettivamente è una cosa molto particolare, che di solito non si trova nei giochi. Di solito te li fanno chiudere quei condotti di ventilazione. Qui invece te lo fanno sudare il passaggio. Qui che c'è invece? Eh no, qui devi esplodere. Forse. Cavolo, è un salvataggio! Qui dentro! Nascosto! Questa è una vigliaccata! Cioè, ti fanno trovare un salvataggio qui dentro nascosto. Vedete, io ho fatto tutto qui, non posso più sbloccare nient'altro. Quindi dovrò, credo, attendere ulteriori sviluppi della storia principale, ed è quello che, appunto, sto cercando di fare adesso. Ok, perfetto. Per cercare di avere nuove abilità, nuovi poteri e quant'altro. Ma esplodono se gli vado vicino. Preferito fare così. Credo ci fosse modo fare anche in maniera diversa, ma non mi pareva il caso. Diamine, è già rispawnato? Ma che faccio? Mi lancio. E mi lancio male. Non ho capito che devo fare lì. Da là ci sono venuto. È per quello che non mi sono rilanciato là dall'altra parte. C'è un qualcosa da prendere e non ci ho fatto caso. Aia. C'è una corda? Non c'è niente. Proviamo ad andarci a corsa? C'è qualquadra che non cosa e qualcosa che mi sfugge. Tipo che devo passare di là. Tipo. Utilizzare questo per darmi la spinta e passare oltre. Oh, la spada laser non può risolvere tutto. Io ora no.
Non vedo. Non ci ho visto un tubo. Ho fatto un salto della fede. Un leap of faith, bellissimo. Wow. Che bella questa caverna. È evocativo, nelle zone che trovi, che vedi, è veramente evocativo come gioco. Ti fa sentire il fatto che sia tutto così mastodontico. No, guarda, dovresti... Ecco. Beh, iniziamo subito così? Vediamo un po'. Mamma mia, tutta un'altra storia. Credo di avergli fatto un critico perché l'ho preso... nel centro, prima. Cosa che non ho rifatto adesso. No. Non ne facevi due? Ah, urca. Urca, urca. Con la spada normale... una passeggiata quasi, di salute questa. Io non credo si possa entrare qui dentro. No, infatti... L'ho visto, che si deve salire su utilizzando il getto d'aria. Non sono ciecato fino a questo punto, non vi preoccupate. Sto semplicemente cercando se qui intorno c'è altro oppure no. Sembra di no. È che... dove devo andare allora? A destra o a sinistra? Io provo ad andare di là. E ho visto c'era questi da rompere. Detto magari, magari andiamo in un posto segreto. Segretuccio, magari. Magari moriamo. Diamine. Non credo di aver di essere andato nel posto dove dovevo. Gli Zeffo! C'erano già statue, altre statue di loro? Recentemente, intendo. Non ci avevo fatto caso se c'erano queste statue. Che c'è più di uno? Statue antiche. Queste statue sono state ricavate dalle pareti naturali della caverna. Raffigurano degli Zeffo che sorreggono delle sfere, forse le stesse che danno energia alle loro tombe. Sì, questo fin qui c'era arrivato anch'io. Questa è una scocciatoia che io ancora non posso utilizzare. No, fermi un po'. Questa è una scorciatoia, quella che stiamo prendendo noi. È che non posso buttare giù la porta. Forse sì. Dimmi che acquisiamo il potere per buttare giù queste cose. Ti prego. Che era l'ora, tra l'altro, no? Posso schivare? No. Quindi devo semplicemente ogni tanto prendere una botta nei denti. Cercare di evitarli il più possibile. Concentrati. I Jedi non cercano lo scudo, ma vi si oppongono. Sì. La forza è lì per farci da scudo. Ok. Gli ostacoli che incontri definiscono il tuo cammino. Ciò che si oppone al cammino ne diventa parte. Se trovo un Sith che mi tira nei denti. Provaci di nuovo. Usa spinta per lanciare la palla verso il bersaglio. Riprova. Aia. Capito, ma... RT. Bene, okay. Continua. Vabbè. Che vuol dire? Più veloce, supera la prova. Ok. Usa la forza per spingere la palla verso il bersaglio. Ci sto provando, più che altro è perché non ho un target, non ho niente e... Ciò che si oppone al cammino ne diventa parte. Spinge getti i nemici usando la forza. Ci siamo, ragazzi. Abbiamo scoperto finalmente un potere utile. Tipo questo. E quindi ora possiamo portare su tutto. Mamma mia. La devastazione. Che è sta stanza? Ok, pensavo. Amico mio, dà un'occhiata ai segni su questa corteccia. Non fossimo arrivati, invece. Le sue striature peculiari. Non può essere che un albero Vrosher di Kashyyyk. È
giunta l'ora di chiamare un vecchio amico. Uno Wookiee, per caso? Se gli Zeffo avevano contatti con Kashyyyk, ci sono buone probabilità che il capotribù Tarful ne sia a conoscenza. È la patria degli Wookiee, Kashyyyk, per quello che lo dico. Chube, se non erro. Chubecca viene da Kashyyyk, se non erro. Esplorando Zeffo, il maestro Cordova ha scoperto un tempio dedicato al saggio Aelram. Le sue ricerche hanno portato alla luce altri misteri dell'antica civiltà degli Zeffo, tra cui il loro interesse nei confronti del pianeta nativo dei Wookiee. Infatti, Kashyyyk, curioso di saperne di più, Cordova si è recato su Kashyyyk, dove ha chiesto consiglio al suo vecchio amico Tarful, un capotribù Wookiee. Perfetto. Vedremo gli Wookiee. Diamine. I guardiani della tomba sono... Ah! Ma soprattutto sono in due o è da solo? No, è da solo. Non ho capito a che cosa sono vulnerabili, onestamente, questi. Cioè, io uso la spinta perché... Non ho finito di leggere. Leggerò in fase di montaggio. Rileggerò quella cosa. Perché... No! Fatto in tempo a... Ah, forse a questo. Volevo provare a ributtarla, a rimandarla al mittente. Non è andata. Queste non si possono spostare. E ora, siamo. Tocca a noi. È la prima volta che subiamo questo attacco. Per fortuna di... Non diretto. Che altrimenti sarebbe stato un vero problema. Ciao, bella. Devo rileggere quella scritta. Devo riuscire a ritrovare quella scritta nel montaggio. Riuscire. La ritroverò sicuramente quella scritta, ma... Perfetto. Ah! L'ho visto adesso. Sarcofago di Aelram. Questo antico sarcofago Zeffo custodisce i resti del saggio Aelram, il primo Zeffo ad aver creato un legame con gli abitanti di Kashyyyk, pianeta di cui adorava la lussureggiante vegetazione. Ora i suoi resti giacciono per l'eternità sotto le radici di un albero Vroshir di pietra. Non ci avevo mai fatto caso io. Guardate qui che roba. È enorme. Ma wow. Ma wow. Ok. Destinazione sbloccata. Kashyyyk. Perfetto. Qui c'è il punto di salvataggio. Io però non ho minimamente esplorato come si deve tutta questa zona, come si può vedere, e tutto questo pianeta. Quindi un minimo vorrei dargli un po' di peso. Quindi per questo episodio ci salutiamo qui, visto che abbiamo acquisito finalmente qualcosa di nuovo e un nuovo potere, possiamo esplorare come si deve tutto ciò. Nel prossimo, appunto, proseguiremo con l'esplorazione di questa zona, perché possiamo farlo finalmente, quindi voglio farlo, perché spero ci siano nascoste cose interessanti qui dentro. È comunque un luogo di un... Wow! Di una civiltà antica, quindi degli Zeffo, quindi mi piacerebbe esplorarlo come si deve. Bellissimo sto posto. Domanda: le abilità me le ha ampliate oppure no? Sono disponibili nuove abilità? Yes. Ah, questa è una cosa molto importante per il sottoscritto. Ok. Mamma mia, quanta roba. Come offensive ne abbiamo tre e basta. No, forse due. No, tre. Due, tre. Questo è misto. Bellissimo. Affondo ritardato. Poi cosa abbiamo? Uno slancio migliorato. Aumenta la distanza che Cal può raggiungere quando usa un attacco slancio. Attacco con slancio, non è male. Usa attacco aereo che permette a Cal di respingere nemici nei pressi del punto in cui è a terra. Non male neanche questo. Spinta di massa. Cal spinge gruppi di nemici e fa vacillare i nemici di grandi dimensioni. Questo è ottimo. Recupero della forza migliorato. Cal recupera più forza quando sconfigge un nemico e ne ottiene un po' quando colpisce un nemico che blocca. Qui abbiamo... Aumenta la forza massima. E qui il rallentamento esplosivo. Se mangiare il rallentamento, Cal rallenta tutti i bersagli che ha intorno a sé. I nemici puntati vengono rallentati più a lungo. Ah, vabbè. Esplosivo, detto che fa, salta in aria. Steam migliorati, non è male, aumenta la salute che si riprende, salute massima aumenta e si deviano automaticamente i colpi di blaster. Mentre si scatta o si corre sulle pareti, e questo è tanta roba.
Questo non l'ho vista. Combo ritardata. Se tendi più a lungo prima di attaccare, dopo che ha usato la spara laser a doppia lama, Cal può eseguire una serie di attacchi consecutivi altamente dannosi. Diamine, questo è ottimo. È che ancora non lo posso fare perché devo utilizzare l'affondo ritardato. Che non è niente male. Cioè, sono tante cosette, niente male questa. Spinta di massa è quella che mi ispira di più al momento. Ma anche questo potrebbe essere un'idea, perché ci porta a quest'altro punto abilità. Questi affondi ritardati, questi attacchi ritardati mi sembrano ottimi. Io al momento prendo questo. Quando corriamo, mentre scattiamo, corriamo sulle pareti, i blaster non ci fanno niente. Per ora prendiamo questo. Poi al resto ci pensiamo. Vedete perché? Cioè, mentre in pratica lo possiamo utilizzare appunto per schivare gli attacchi e poi, quando hanno finito di sparare, attaccare direttamente senza preoccuparci di schivare noi. Schiviamo correndo. È una cosa fenomenale. Ok. Abbiamo salvato. Allora, per questo episodio ci salutiamo qui. Non so quanto è durato, onestamente, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo ottenuto e di quello che abbiamo fatto in questo episodio. Molto soddisfatto. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. Condividerlo sui vostri social, ovviamente, se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima con l'esplorazione di questo luogo. Esplorazione completa di questa tomba. Non so quanto durerà il video, ma la farò tutta insieme. Quindi in un video solo avremo l'esplorazione completa. Alla prossima, ragazzi.